Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Buongiorno, ben ritrovato a Guido Grossi, economista. Ciao Guido, ben ritrovato con me, buongiorno. Ciao Beatrice, buongiorno, ben trovata. Grazie, naturalmente salutiamo tutti quanti quelli che ci seguono anche stamattina. E dunque, noi parliamo dell'inizio della scuola, ma non una scuola qualsiasi. Parliamo di anno sabbatico, che è un progetto nuovo, un'idea innovativa di Guido Grossi. Raccontaci da che cosa parte questo progetto, da quale idea? Sì, allora l'idea non è mia, io sono stato chiamato in un progetto che già stava prendendo corpo, sono stato chiamato anche sostanzialmente perché così economista per aiutare a far quadrare i conti, poi in realtà mi ci sono trovato dentro perché è una cosa veramente nuova, è una cosa veramente interessante. Se noi pensiamo a un anno sabbatico, la prima cosa che ci viene in mente è ok, finalmente ci fermiamo, sì. Smettiamo la fatica del tran tran quotidiano, ci prendiamo un bello spazio per riposarci, fermarci, guardarci dentro, non so. E l'idea è di uno spazio di riposo sostanzialmente, prendere un po' le distanze. Qui c'è qualcosa di più, c'è una scuola. Quindi non solo un vuoto, ma anzi un programma molto intenso. Un programma molto intenso che propone alle persone di fermarsi sicuramente, ma di immergersi per un tempo lungo, per 9 mesi, quindi una scuola vera e propria, un anno scolastico, per vivere un'esperienza intensa fatta di ritmi abbastanza serrati, tante cose da fare durante il giorno insieme, complessa, tante attività, molte attività artistiche, molti laboratori artistici che ci aiutano a vedere le cose da un punto di vista molto diverso, molti gruppi di lavoro per imparare a fare quelle cose che ci permettono di vivere insieme in un posto, quindi di creare una comunità, e anche molte attività teoriche, di riflessione sull'esperienza, perché vivere esperienze importanti, farlo insieme ad altri e trovare spazi per riflettere sull'esperienza è il modo migliore per conoscere se stessi, conoscere meglio il mondo e quindi trovare in questo mondo il proprio spazio. Sì, senti, ma quando tu parli appunto di questo anno sabbatico, come dicevi tu, è un anno, no, se vuoi, di stasi, di calma, no, al di là di quello che sarebbe un anno scolastico o un anno di impegni. Quindi a chi si rivolge sostanzialmente questo progetto? A tutti, quindi è trasversale, va dai ragazzi agli adulti, agli anziani, a chiunque voglia approfondire determinate tematiche? Allora, noi all'inizio abbiamo concepito questo progetto rivolto essenzialmente ai giovani, quindi da 18 anni fino a 40 anni, perché sai che per la Commissione Europea nei vari bandi giovane oggi è considerato una persona fino a 40 anni, sì. Quindi c'è stata un'estensione della gioventù da 35 a 40 anni. In realtà queste cose non si tagliano con l'accetta. E noi comunque siamo partiti con questa idea, giovani fra i 18 e 40 anni. Presentando il progetto ci stiamo rendendo conto che c'è una domanda molto più vasta, molto più ampia, anziché interessa quasi di più una fascia che si sposta fra i 35 e i 55 anni, tra i 35 e i 50 anni, perché sono persone che hanno già avuto un'esperienza del mondo, un'esperienza magari lavorativa o comunque sociale, ne sono rimasti un po' in qualche modo sconvolti e vogliono concedersi la possibilità di ripensarla, di rivederla da altri punti di vista. Per i giovani, soprattutto quelli più giovani fra i 18 e i 25 anni, il bisogno primario è, l'aspettativa è trovare un lavoro.
trovare un lavoro, però purtroppo i giovani sono abituati a immaginare questa cosa così come ci viene proposta dal mercato, così come ci viene proposta dalla società di oggi, che non è una bella proposta. È quasi un dovere, io devo trovare un lavoro che mi permetta di guadagnarmi da vivere. E per fare questo, nella stragrande maggioranza dei casi, non riesco a fare le cose che mi piacciono, ma mi devo adeguare a fare quello che mi offre il mercato. Il mercato offre cose piuttosto tristi in questo periodo. Allora, l'idea di questo anno è conoscere molto più profondamente i propri talenti, che sono una cosa molto diversa dalle competenze che ci richiede il mercato. Il mio talento è la mia unicità, la mia profonda individualità, ha a che fare con la missione che ho in quanto guido in questo mondo, in questa vita terrena. E se riconosco questa mia missione, se riconosco questo mio talento, io lo offro al mondo e quasi automaticamente ne ricaviamo gioia, io e gli altri. Se lo facciamo insieme, troviamo armonia fra i nostri vari talenti. Il lavoro non è più una fatica, un dovere, ma è una gioia creativa. Sì, oggi tra l'altro, guarda, capiti, come si dice in questi casi, a fagiolo, no? Perché tu sei un esperto di economia e qui stiamo parlando di scuola e parliamo anche di lavoro. Quanto oggi il lavoro non aiuta nemmeno ad arrivare a fine mese? Perché facendo due conti proprio in tasca all'italiano medio, se c'è una persona soltanto che lavora in una famiglia di quattro persone, dove due ragazzi per esempio vanno a scuola o all'università, diventa davvero difficile arrivare a fine mese riuscendo a conciliare tutti gli esborsi che noi abbiamo economici mensili. C'è qualcosa che non funziona più, perché prima il lavoro appunto dato da una scuola forse non così tanto specialistica come oggi riusciva a garantire qualcosa. Che cosa abbiamo sbagliato secondo te fino ad oggi? È cambiato moltissimo negli ultimi decenni, un processo molto lento in cui abbiamo lasciato fare i mercati, abbiamo smesso di occuparci della cosa pubblica. Abbiamo rinunciato a quel disegno costituzionale in cui il lavoro era una cosa totalmente diversa. Se noi semplicemente leggiamo il disegno costituzionale, il lavoro è uno strumento che permette di realizzare pienamente la mia persona umana, permette di evolvermi come persona umana, mi permette di contribuire al progresso materiale e spirituale della nazione. In fondo ognuno di noi non può che ricavare una gioia immensa da una cosa del genere, ma allo stesso tempo c'è una comunità intera, la Repubblica, che si occupa di garantire alcune cose, garantire che io me lo posso scegliere un lavoro affinché sia coerente con i miei talenti, mi garantisce che la remunerazione di questo lavoro deve essere sufficiente a permettermi un'esistenza libera e dignitosa, non solo a me, ma a tutta la mia famiglia. Infatti un tempo un lavoratore era in grado di mantenere la famiglia, mandare i figli all'università, comprarsi le cose di cui abbiamo normalmente bisogno, eppure farsi una vacanza di un bel mese. Oggi queste cose sono svanite nel nulla, perché i mercati, per definizione, hanno un solo obiettivo: accumulare soldi. E noi abbiamo sostituito questo criterio, che è il più stupido che possiamo immaginare, a qualsiasi altro obiettivo sociale, filosofico, umanistico, a qualsiasi altro valore. Soldi che oltretutto abbiamo scoperto negli ultimi decenni che si creano dal nulla, senza limiti fisici, senza costi, quindi non possono avere nessun valore. E noi continuiamo a usare questo criterio. Se una cosa fa fare soldi, la facciamo, se no, non la facciamo. Abbiamo smesso di cooperare, ci siamo messi a competere così come ci è stato richiesto dai mercati. E il risultato ce l'abbiamo sotto gli occhi. Mm-hmm. Cioè noi siamo noi che comunque alimentiamo questo sistema. Questo è un concetto che abbiamo con te già dibattuto anche su questo canale, ne abbiamo parlato anche molti mesi fa e sostanzialmente è un po' come se ormai fossimo in una situazione
che da soli non siamo più in grado di gestire, non possiamo cambiare se non ad un certo livello, però è chiaro che questo livello non è conveniente per tutti quanti quelli che in realtà costituiscono il potere, no? Quindi non riusciamo a uscire da una situazione, eppure non c'è nessuno che ci aiuti. È un po' così, secondo te? Sì, allora diciamo che le cose si sono un po' incartate perché sicuramente c'è qualcuno che ha concepito un sistema fatto in questo modo, sicuramente c'è qualcuno che ha organizzato una trasformazione profonda della società da quella che era più o meno la democrazia così come l'abbiamo immaginata, lo stato sociale che si occupava del benessere dei cittadini e lo ha trasformato in un mondo di assoluta libertà per i mercati, per i potenti, non per tutti, per i potenti. Se Sì. io metto sul ring un peso massimo e un peso welter, perché dico che devono essere liberi di fare quello che gli pare, e il peso leggero non ha nessuna possibilità di vincere. E noi abbiamo permesso questo tipo di libertà. Allora, ci sono persone che hanno concepito questo sistema e un passo dopo l'altro lo hanno reso possibile, modificando le leggi elettorali, modificando il sistema di distribuzione del potere, svuotando lo Stato, creando organismi sovranazionali concepiti su questi principi di liberismo economico. Ma allo stesso tempo noi non abbiamo fatto la nostra parte, non ci siamo resi conto di quello che succedeva, abbiamo assecondato questa trasformazione e abbiamo concesso il nostro consenso a quanto accadeva. Perché il potere dominio di chi vuole dominarci per sfruttarci, intanto può esistere in quanto noi gli concediamo il nostro consenso. Che questo consenso sia entusiasta e consapevole, non ci rendiamo conto e abbocchiamo con tutte le scarpe, molto manipolato grazie a un'arte di manipolazione che è diventata veramente raffinata ed efficace, o addirittura estorto, come sta succedendo negli ultimi tempi. Il potere vive di consenso, ne ha assolutamente bisogno. Il fatto che sia obbligato a passare da un consenso entusiasta e inconsapevole a uno molto manipolato, fino ad uno estorto con la minaccia, vuol dire che questo potere è sempre più debole, però starà in piedi fino a quando continueremo a concedergli l'ultima goccia di consenso, ancorché estorto. Noi dobbiamo fare uno sforzo molto grande, passare dall'idea di potere e dominio, che vada bene, la stessa democrazia in fondo, basata sul diritto, sulla legge, è una prosecuzione di questo concetto. Noi ci organizziamo per fare un partito politico che vince le elezioni, va al governo e impone la propria volontà agli altri. Siamo sempre nello stesso filone, c'è sempre qualcuno che si impone sugli altri e questa è violenza. Noi dobbiamo liberarci da quest'idea di potere e scoprire un altro tipo di potere, il potere creativo che ognuno di noi ha e che diventa enorme se impariamo a collaborare, a cooperare. Ora, più che metterci contro questo sistema e cercare di cambiarlo, noi dobbiamo creare un altro mondo dal basso, imparando a farlo in tutti i settori, indipendentemente da quello che sta succedendo nelle istituzioni, che oramai sono lontanissime. Non le conosciamo, non sappiamo dove è svanito il potere, che non sta certo né nel Parlamento né nel governo. Questo lo capiamo perché chiunque vada al governo fa esattamente le stesse cose, indipendentemente dalle 100.000 promesse che aveva fatto prima. Veramente chiunque, esattamente le stesse cose. Beh, ma infatti situazioni appunto come anno sabbatico, ma anche mi riferisco a tutti quanti quei gruppi che sono nati spontaneamente anche in un tempo post-pandemico, hanno voluto e vogliono ricreare un po' questo tipo di società che hai appena delineato, cioè l'unione
diciamo così, della massa, l'unione della gente, non contando sul fatto che il potere ci vuole divisi, perché questo è, no? Quindi sostanzialmente anche tutta quanta la situazione dell'emergenza in pandemia, con no, il delatore che fa la spia sul vicino di casa, giusto per fare un esempio, quello è un metodo divisivo. Ecco, non dovremmo più abboccare su questo tipo di cose e invece dovremmo sempre essere più coesi. Però sembra quasi che non ci si riesca sempre, no? No, non abbiamo il libretto di istruzioni su come si coopera. Siamo stati educati alla competizione in maniera molto efficace, molto profonda per un periodo di tempo molto lungo, però adesso stiamo scoprendo che è importante provarci. Io credo che il processo è partito, è inarrestabile e porterà a una trasformazione profonda del modo in cui un giorno ricostruiremo la società. Penso che sia una cosa molto lunga, molto lenta, fatta di inciampi, di riorientamenti, però è inarrestabile, perché sono tantissime le persone che in tutti i campi stanno facendo queste esperienze. E non solo, prima queste esperienze erano molto isolate, oggi si cerca il confronto, non si riesce a creare un'organizzazione su queste cose, ancora forse è prematura, ma già il fatto che si cerchi il confronto rappresenta un passo avanti rispetto a ieri in cui ognuno si accontentava di fare le cose per conto suo. Sì. È il modo in cui possiamo evolvere come coscienza sociale, sperimentando in vari campi, continuando a confrontarci, continuando a provare di organizzare cose che nel tempo rispondono quasi a una legge di attrazione naturale. E questo è un altro aspetto molto importante, non abbiamo tutto sulle nostre spalle, c'è un dominio di coerenza che ci agevola in questo processo. Sì, e quindi in questa modalità anno sabbatico risponde perlomeno a questa esigenza che parte dal sapere, da una formazione, dalla cultura e cerca di portare avanti per l'appunto questo tipo di società di cui abbiamo appena parlato e di cui abbiamo estremo bisogno. Vuoi dare qualche riferimento, magari così se qualcuno volesse iscriversi per saperne di più? Sì, innanzitutto vabbè, ti posso dare l'indirizzo del sito www.annosabbatico.com e spiegare un po' questo bisogno di fare le cose insieme. L'idea non nasce come un gruppo di persone che ha una verità da trasmettere, ma un gruppo di persone che si prende la responsabilità di accompagnare la trasformazione sia dei partecipanti sia degli stessi docenti, perché noi facciamo insieme un'esperienza. La forma è quella di un'associazione di promozione sociale che non a caso si chiama Patto per l'anno sabbatico e vuole rappresentare questa intenzione di legare un po' questo gruppo di persone adulte che si sono riconosciute e hanno deciso di fare qualche cosa in un patto per la vita che accompagni i giovani che parteciperanno a questa scuola non soltanto per i 9 mesi, ma anche nel momento successivo. E quindi legami con una serie di aziende che potranno poi offrire stage formativi alle persone volti all'inserimento lavorativo, oppure legami con realtà formative specializzate. Se io nel corso di quest'anno scopro che ho una vocazione per la musica, abbiamo accordi con una scuola di musica di un certo livello, oppure con una scuola di giornalismo, oppure con una scuola antroposofica, oppure con corsi di formazione per l'agricoltura biodinamica. Facciamo questa esperienza di 9 mesi in una villa fattoria, quindi a stretto contatto con la natura. Anche questo è un aspetto molto importante. Riscoprire i ritmi naturali permette di entrare in relazione con bisogni profondi che abbiamo e che il vivere in città ci ha fatto dimenticare.
aiutare le persone che dopo i 9 mesi hanno fatto una scelta e intendono avviare un'attività lavorativa. Oggi il mondo è organizzato per rendere estremamente difficile aprire una partita IVA e avviare un'attività economica. Sì. Però se ci avvaliamo dell'esperienza di altri che hanno fatto questo percorso e che per professione fanno i consulenti, diventa un po' più facile. Aiutare giovani che intendono creare una comunità, fare delle cose insieme, una comunità di formazione oppure una comunità di vita. Quindi un patto che attraverso questa esperienza trasformativa di 9 mesi prepara il terreno per entrare poi nel vivo del mondo della società, non per fare un lavoro per guadagnarci da vivere, ma per scoprire un'attività che ci permette di contribuire al progresso materiale e spirituale della nostra comunità. In fondo. Grazie, grazie Guido, perché naturalmente abbiamo bisogno di cose nuove, propositive, cose che ci aiutino e anche che ci formino ad essere persone differenti da quello che magari siamo stati fino ad oggi e soprattutto da quello che vediamo intorno a noi. Quindi grazie di questa bella idea, anno sabbatico, vi ricordo, .com il sito, e grazie a Guido Grossi per essere stato con me. Ti auguro un'ottima giornata. Grazie Beatrice, anche a te. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.